Nel cuore d'Italia, stagione dell'olio, l'olio della Sabina DOP, che viene celebrato qui a Tivoli il 6 di novembre 2019 con la prologo di Montelibretti, che dimostra effettivamente agli studenti dell'Istituto Alberghiero del Convitto Nazionale di Tivoli, uno degli istituti, possiamo dire, il fiore all'occhiello del Lazio in questo tema dell'istruzione, insegna a conoscere la vera qualità che è dell'oro verde della Sabina, celebrata proprio in questo periodo, oltre che poi nei festeggiamenti previsti per il 17 e il 24 di novembre prossimo venturo, festeggiamenti che sono previsti in due settimane, Alberto Baglio, al fine di garantire a tutta la popolazione romana e del Lazio la possibilità di venire ad acquistare e non solo, anche assaggiare le famose degustazioni dalle aziende tipiche produttrici del posto. Sì, ha detto bene, effettivamente stiamo, diciamo, pubblicizzando al meglio il nostro territorio, le nostre aziende olivicole di Montelibretti. Diciamo che oggi la Sabina, noi rappresentiamo la Sabina, si è spostata nell'area tiburtina. Siamo all'interno del Convitto Nazionale di Tivoli, siamo ospiti e ringraziamo il Rettore e tutti i professori che ci hanno accolto. Siamo qui per fare promozione oltre alle aziende dell'olio, ma chiaramente, come diceva lei, alle due giornate dedicate all'olio d'oliva. Pane e Olio E si svolgerà il 17 e 24 novembre. Per la quindicesima edizione, lo ricordiamo? Quindicesima edizione, sì, stiamo raggiungendo diciamo dei piccoli traguardi personali, ma che comunque si stanno cominciando a raccogliere anche i frutti, tra virgolette, a proposito di olivo. Una manifestazione che non è più solo locale a questo punto, ma è già relativa a tutta la Sabina romana, a tutta la Sabina possiamo dire, ed esporta la propria tradizione e la cultura nelle altre aree del Lazio come questa, quella di Burtina, grazie alla collaborazione e alla sinergia di importanti strutture come quella del Convitto Nazionale di Tivoli, struttura da sempre aperta all'approfondimento e alla conoscenza del Made in Italy, del prodotto Made in Italy, del know-how della produttività italiana, per l'appunto, come quella che può essere l'attività legata alla produzione olearia. La prologo di Montelibretti ormai sono anni che rappresenta questo tipo di prodotto, non solo famoso in Italia, a questo punto anche a livello internazionale. Se ne parla perché è un prodotto che non è stato daziato, è un prodotto che è stato fatto salvo, diciamo la verità, probabilmente per le sue caratteristiche organolettiche innate, per le sue proprietà anche legate al viver sano. Ecco, vogliamo spendere due parole su questo a nome di tutti i produttori, a nome di chi rappresenta questo prodotto da sempre. Certamente, chiaramente le proprietà organolettiche del nostro olio sono eccezionali. Noi stiamo portando in giro insieme alle nostre aziende appunto la conoscenza del nostro prodotto cardine. Diciamo francamente che la Prologo sta mettendo la faccia perché comunque può essere orgogliosa di rappresentare un prodotto di vera eccellenza.